Dottora Moretti, la situazione allora qui in questo centro tamponi sul molo sta migliorando, c'è l'assistenza oggi anche della Protezione Civile, bagni aperti, qual è il punto? Ma sì, certamente la collaborazione con il Comune di Imperia, con Go Imperia, con la Protezione Civile, con tutti quelli che, insomma, l'ASL, cioè, sicuramente che è in prima linea già da mesi e mesi e mesi, insomma, oggi ha dato un risultato che comunque è anche legato, abbiamo l'impressione oggi, a un calo degli accessi, forse perché è sabato, forse per altre ragioni, comunque c'è stata anche una riduzione degli accessi, forse le nuove normative anche della Regione Liguria che sono attive poi da lunedì hanno un filo decongestionato gli accessi. Noi solitamente a quest'ora abbiamo una coda che fa tutto il molo, raggiunge l'entrata e la supera fin quasi dalla piscina. Oggi invece c'è soltanto il molo ancora di auto da fare. Abbiamo cominciato oggi, diciamo, come orario alle 7, ma tecnicamente alle 7 e mezza, 7:40, perché è stata necessaria anche un inizio di formazione per il personale che è stato messo a disposizione della Go Imperia, del personale amministrativo, e ovviamente ha permesso all'ASL di mettere tutto il proprio personale sul versante, diciamo, tecnico-sanitario, di tamponare le persone, di raccogliere i dati, insomma, tutto quello che è il lavoro di contorno all'attività e accelerare anche l'attività di tamponamento, insomma.